Allora, ragazzi, fischi a San Siro. Io ho fatto un video, non l'ho voluto pubblicare, l'ho cancellato. Non che non mi ero piaciuto, non voglio entrare a gamba tesa su questo argomento. Ci vado davvero da lontano. Da lontano dico, fischi a Donnarumma. Secondo me è frutto di un calcio che non mi piace comunque, il calcio dei procuratori, il calcio dei soldi, delle plusvalenze, del fair play, di tutte cose che hanno a che fare con i soldi più che con lo sport. E anche quei fischi fanno parte di quella, di quella cultura, di quella situazione lì che davvero non voglio che mi appartenga. Ecco perché io fermo lì, non ho nessun giudizio, nel senso non voglio esprimere e non voglio raccontarvi qual è il mio giudizio su questa situazione. Ognuno si tiene il suo. Invece, quello sui inni nazionali, il fischio o i fischi sugli inni nazionali, no, quello non ci sta completamente, è sbagliato su tutta la linea. Noi non le facciamo queste cose. Noi italiani non le abbiamo mai fatte e non le dovremmo mai fare queste cose, perché non è per la Spagna, non è che si è stato fischiato la Spagna, poteva essere Italia San Marino, quelle stesse persone avrebbero fischiato San Marino. È una cosa stupida da fare, è una cosa brutta, stupida, inappropriata, una cosa che non si deve fare. Non si deve fare perché l'inno nazionale rappresenta la storia di quella nazione, oltretutto una nazione, la Spagna, con cui siamo alleati, amici, siamo nell'Unione Europea, si sono comportati benissimo quando hanno perso la semifinale con noi, sono stati. Cioè, non c'è motivo, ma ripeto, non era per la Spagna. So benissimo che se era Italia-Polonia, Italia-Germania, Italia-San Marino, Italia-Gibilterra, avrebbero fischiato lo stesso. Non si fischia l'inno degli avversari. Punto. Punto, perché noi non vogliamo sentire il nostro inno fischiato quando andiamo all'estero. La nazionale è diversa dal club. È totalmente una questione diversa. È una cultura del calcio che a me non piace, eppure è pure una cultura che sta emergendo sempre di più. E io non sono più andato negli stadi per via di tutte queste persone che cominciano a fare boo, che offendono gli avversari, che fanno gesti. Non mi piace, quel calcio lì non mi piace. No, io sono rimasto al calcio anni 60, anni 70, dove c'era lo sfottò, ci si divertiva, era un piacere. Adesso è diventato dove ognuno si sente libero di buttare la sua repressione, la sua bruttezza nella massa, tanto nessuno mi vede. Io prendo la mia bruttezza, me la tolgo dal petto e la butto lì, tanto nessuno mi vede. Vabbè. Non voglio, ripeto, ho già cancellato il primo, non voglio cancellare anche il secondo perché io voglio fare questi video, diciamo, per tenerci compagnia, ma questi 50 centesimi sui fischi di San Siro li volevo, diciamo, usare, li volevo utilizzare. Ripeto, fischi a Donnarumma è tutto un mondo del calcio, dei procuratori, di tutta questa roba qui. A me non piace, mi dispiace che sia stato fischiato Donnarumma, ve lo dico. A me dispiace perché comunque è sempre uno contro una massa, non mi piace vedere queste cose, e va bene, è andata così. Ma i fischi sulla nazionale, sull'inno delle nazioni, no, quello non c'è niente, non è che dica tutto così, no, quello è sbagliato. È sbagliato secondo me tutte e due, ma quello è sbagliatissimo sull'inno delle altre nazioni. Non mi piace. L'Italia ha perso dopo 37, quindi c'è solo da fare gli applausi a Mancini. È un'Italia che cresce, però è un'Italia che ha bisogno di avere l'attaccante. Si vede, si vedeva anche ieri. Abbiamo un giocatore in splendida forma che è Chiesa. Questo giocatore, secondo me, è più forte di quello che pensiamo noi sia. Cioè, è veramente forte. È un giocatore atipico. Essendo atipico, non lo riusciamo a capire al 100%. Non è il giocatore che ti segna tanti gol, non è il giocatore che ti fa le giocate alla Maradona, Platini o Pelé, tutti questi giocatori fini. No, è un giocatore atipico, è un giocatore tutto suo, cioè ti entra a testa bassa e ti entra in ogni azione. Non lo capiamo, secondo me, ma è forte. Assolutamente è diventato un titolare perché guardate che fino a 5 mesi fa non era titolare della nazionale, se vi ricordate bene. Era uno dei titolari, ma adesso è titolare inamovibile. Quindi per i mondiali si punta su Chiesa, si punta su Bonucci, anche se ha fatto quello che ha fatto. Chiellini, speriamo che rimanga quello che è. Verratti bisogna capirlo, Verratti, Jorginho, Barella, beh, come arriveranno quando ci saranno i mondiali? Ancora ci dobbiamo arrivare, ma diciamo, ci dovremmo arrivare, speriamo che ci arriviamo. E quindi è un'Italia che è bella, forte, però ancora, come dire, campione d'Europa, però deve fare quel passettino e i mondiali servono a questo, a fare quei passettini. Oh, mi è piaciuta l'Italia, in fin dei conti. Cioè, nel senso, ha giocato con la Spagna, questa potrebbe essere anche una finale del campionato del mondo. Perché
perché queste squadre sono tutte e due forti, sono tutte e due belle squadre. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, siamo sempre di più, mi raccomando, ho qualche sorpresa per questa sosta, c'è qualche sorpresa, quindi rimanete sintonizzati, mettete la campanella se non l'avete già messa, alla prossima, mettete like, ciao a tutti, ciao ragazzi!